Ciao a tutti, oggi siamo qui al campo per testare e recensire l'Eleven Pro Limited Edition Part 1 che è stato gentilmente offerto dai nostri amici di Eleven. Ma come si comporterà in campo? Seguitemi e lo scoprirete! Il lattice è in quartz, un lattice mai utilizzato da Eleven che infatti si differenzia dal Contact per la sua morbidezza e per la sua caratteristica di andare bene in tutte le condizioni atmosferiche. Inoltre la resistenza all'abrasione è leggermente sopra la media. Dopo averlo provato tante volte vi posso garantire che si è comportato bene in tutte le condizioni e domenica si è rivelato affidabile anche con pallone sporco. Taglio e lo Xeno Cut, lo stesso taglio che abbiamo trovato su Adder, che combina un taglio roll finger su indice e mignolo e taglio negativo sulle restanti dita. In generale è un taglio che offre sia superficie di presa che sensibilità e quindi è approvato. Il dorso è realizzato con un foglio di neoprene su cui troviamo delle stampe in gel che vanno a richiamare un po' tutti i guanti della storia di Eleven. Infatti troviamo l'artiglio di Kruger, le nocche e le unghie di Hulk, il serpente di Adder, la cotta di maglia di El Cid e la tramatura camo del Sensair. All'interno del guanto troviamo 4 mm di schiuma che conferiscono alla struttura comunque un po' più di tradizionalità. Ritengo questo guanto un ottimo compromesso tra guanto di nuova concezione e guanto tradizionale. Comunque il guanto risulta molto leggero e quindi lo consiglio agli amanti di questa tipologia di guanti. Il polsino è realizzato con lo stesso foglio di materiale tessile del dorso. In più troviamo la stessa apertura che abbiamo ritrovato su Adder, che facilita notevolmente l'inserimento della mano nel guanto, mentre il cinturino, diversamente da Adder, fa un giro completo intorno al polso ed è in materiale elastico. In conclusione, questo guanto mi dispiace per voi ma non potrà essere più acquistato perché appunto era un'edizione limitata. Mi ha convinto sotto tutti i punti di vista, infatti è diventato il mio guanto che utilizzerò la domenica. Mi ha convinto sia per il lattice che va bene in tutte le condizioni, per il dorso che è una combinazione di leggerezza e tradizionalità e in generale proprio mi ha convinto e mi ha soddisfatto appieno. Se volete ricevere anche voi le edizioni limitate vi consiglio di iscrivervi all'abbonamento Eleven Pro. Noi ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale e un saluto agli amici della Sherlock Gloves.